Ovviamente Rino, con Rino eravamo negli spogliatoi di Humphrey Road non più tardi di un paio di settimane fa, e l'ho pure sgridato perché stranamente giocava più avanzato lui di Ambrosini e di Pirlo. Gli ho detto: ma che cacchio fai, non ti ho mai visto fare così, era esuberantissimo, forte, si batteva con l'energia di sempre. Monza, la società biancorossa di Galliani e Berlusconi continua la sua crescita e venerdì pomeriggio lo stadio Brianteo ha ospitato la tappa brianzola del trofeo dell'Europa League, l'unica sosta italiana di avvicinamento alla finale della seconda competizione continentale di calcio che quest'anno si disputerà a Baku, capitale dell'Azerbaigian. Una volta si usava, chi diceva ingegnere, chi dottore, chi architetto, eccetera, quando chiedeva: tu Adriano, cosa vorresti fare da grande? Io rispondevo: il presidente del Monza. Perché mai avrei pensato a dire. Io continuo a dire, e lo dico ai giocatori, lo dico all'allenatore, il Monza deve provare ad andare in Serie B già quest'anno. Ad esempio, se vincesse la Coppa Italia, salti due turni dei playoff, perché sei equiparato alla terza in classifica. Quindi intanto bisogna, visto che la Coppa Italia si conclude prima dell'inizio dei playoff, il Monza deve vincere la Coppa Italia, perché in questo modo salta due turni dei playoff. Poi per andare in B ti rimangono tre partite andate e ritorno con tre squadre diverse. Io dico, è inutile dire 28 squadre, non sono 28 squadre. Se vinci la Coppa Italia tu devi battere tre squadre, non 28, perché se il tuo cammino trovi tre squadre, tutto qua. Quindi non è vero che le squadre italiane snobbano l'Europa League, escono perché in questo momento purtroppo l'effetto Danaro sta facendo disastri in questo senso. Ci sono solo squadre inglesi, ci sono quattro squadre inglesi, tutte e quattro in Champions League, e ci sono due squadre inglesi del lignaggio del Chelsea e dell'Arsenal in Europa League. Lo sapete perché? Perché il fatturato delle 20 squadre di serie di Premier League inglese è quasi 4 volte degli italiani. A parte che è difficilissimo ristrutturare un impianto costruito nel 1926, ma certamente non puoi farlo giocandoci. Quindi non c'è altra strada, secondo me, di fare il nuovo San Siro nel piazzale di San Siro e poi demolire il vecchio. Padrone di casa Adriano Galliani e testimonial di assoluto prestigio Filippo Inzaghi, titolatissimo campione rossonero da giocatore, oggi allenatore del Bologna e in questo 2019 anche volto UEFA per l'Italia. L'occasione della passerella è servita ai vertici del Monza per fare il punto della situazione a diversi mesi ormai dall'insediamento della nuova proprietà e a poche settimane dal ritorno al vecchio nome, quella C Monza 1912, che è il nome originale della società biancorossa, un ulteriore passo verso il futuro che si spera glorioso, con un occhio puntato su un passato dai connotati epici per tutta la Brianza. Ricordarsi del terzo profondo di annate, dal 49 al Monza, poi tornato al 51-57. Ho dovuto mancare il 2004. Penso. Ok. Con la città di Monza e con la società di Monza. Beh, insomma, mi fa molto piacere essere qui a questo evento molto importante, e poi il fatto che si facesse a Monza chiaramente per motivo di grande orgoglio, insomma, tornare qui, insomma, sapere che la società adesso, insomma, è passata al presidente Berlusconi, al dottor Galliani, che insomma insieme a me abbiamo condiviso tantissime gioie, e adesso mi auguro, insomma, che il Monza torni presto nelle categorie superiori, perché se lo merita, perché in panchina c'è un mio grande amico Cristian Brocchi che sta facendo molto bene, per cui insomma sono il primo tifoso del Monza e mi auguro torni quest'anno in Serie B, perché penso che insomma per la nuova struttura se lo meriti, ecco. Purtroppo voi sapete che su i primi 20 club europei come fatturato 13 sono inglesi e ogni anno sono sempre di più, basta vedere in che stadio gioca l'Arsenal, in che stadio gioca il Chelsea e vedere questa realtà qui per capire il gap che c'è
con le infrastrutture italiane, purtroppo. Ecco, e la pill del calcio italiano potrebbe partire proprio dal basso, cioè dal Monza, da queste squadre che possono rilanciare il calcio anche da quel punto di vista in proiezione. Adesso non voglio eccedere in cosa il Monza è. In questo momento è una squadra di Serie C, lasciamolo crescere, cerchiamo di andare su e cerchiamo di fare quello che ci siamo ripromessi col Presidente Berlusconi.